Sassari, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani di 30 e 23 anni, rispettivamente domiciliati nel comune di Olmedo e di Alghero, per tentato furto aggravato in concorso e possesso di attrezzi da scasso. In particolare, nella notte del 3 settembre, tramite chiamata al 112, un cittadino segnalava di aver notato due soggetti di sesso maschile scavalcare la recinzione dell'istituto scolastico agrario di Via Bellini. I militari della sezione radiomobile di Sassari, giunti immediatamente sul posto, hanno scovato i due soggetti nel cortile della struttura nascosti nella penombra di una rampa di scale. Bloccati sono stati perquisiti sul posto e sorpresi in possesso di vari strumenti atti allo scasso, utilizzati precedentemente per tentare di scassinare la porta d'ingresso della scuola. I carabinieri hanno quindi tratto in arresto i due soggetti per tentato furto aggravato in concorso e possesso di grimaldelle o oggetti atti ad offendere. Come disposto dall'autorità giudiziaria, li hanno accompagnati presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima. Nella giornata di sabato gli arresti sono stati convalidati. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per il trentenne e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 23enne. Nei giorni scorsi il personale della questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà un 34enne di Napoli per truffa online, fenomeno sempre più diffuso. In particolare la truffa avvenuta su un portale telematico dedicato agli annunci di vendita ha visto come vittima una giovane ragazza sassarese attratta dal vantaggioso prezzo con cui è stato messo in vendita un drone. Come da accordi, la giovane ha versato la somma di denaro richiesta tramite il circuito PayPal sul conto dell'uomo, ma nonostante l'avvenuto a credito sul conto indicato, dopo parecchi giorni e oltre la data convenuta di consegna, l'oggetto non è pervenuto all'acquirente che ha provato più volte a contattare il venditore, resosi irreperibile. Dopo la denuncia, il personale della squadra mobile della questura di Sassari ha effettuato elaborati accertamenti sulle banche dati, pervenendo all'identificazione del truffatore che risultava avere alle sue spalle numerosi episodi analoghi relativi ad oggetti e polizze assicurative vendute online su differenti piattaforme telematiche ad ignari clienti che avevano tentato di rintracciarlo inutilmente attraverso i numeri di cellulare forniti per gli accordi. Recapiti successivamente risultati a persone sconosciute e non tracciabili. La rete della cybercriminalità va tessendo trame sempre più sottili e complesse da sbrogliare che, tuttavia, grazie alla certosina attività della Polizia di Stato, si concludono, come in questo caso, col deferimento dei truffatori all'autorità giudiziaria. La Polizia di Stato raccomanda ancora di adottare le dovute precauzioni per prevenire le frodi informatiche, contattando direttamente le persone o le aziende che propongono l'affare e nel dubbio di rivolgersi alla polizia postale. Sembra una cosa di scarsa importanza, ma considerando il fatto che durante il periodo di pandemia c'è stata anche l'impossibilità di poter accedere liberamente alle biblioteche pubbliche e private, l'iniziativa sempre funzionante al Parco di Monserrato di Sassari ha permesso ai visitatori di usufruire di una bella opportunità, quella di poter avere qualche libro in cambio di qualche altro che si può mettere a disposizione di chi lo gradisce. Sicuramente i libri esposti in una piccola nicchia custodita da uno sportello in vetro che ne presenta e ne rende utilizzabile il contenuto non si nota troppo, ma è qualcosa di prezioso che a quanti amano la lettura fa venire il desiderio di vedere ampliata e pubblicizzata questa bella iniziativa, considerando i grandi spazi disponibili all'interno dello stesso parco, dove se si potesse trovare in più punti altri libri con la stessa finalità e modalità d'accesso, si potrebbe maggiormente incentivare la lettura comodamente seduti nelle panchine presenti o anche adagiati sui prati verdi sotto la preziosa ombra dei numerosi alberi che fanno del Parco di Monserrato una vera e propria oasi di tranquillità per tutti. Amici di TeleG, è un piacere ben ritrovati. Siamo tutti un po' più rilassati dopo il periodo delle meritatissime ferie estive ed è giunto il momento di riprendere le nostre chiacchierate nel nostro salotto e naturalmente abbiamo pensato oggi ad ospitare uno che ormai con questo salotto è diventato, per questo salotto è diventata una consuetudine. Oggi è con noi Manuel Alivesi. Buongiorno Manuel. Ciao Graziano, salutiamo tutti quelli che hanno la pazienza di ascoltarci. Ti vedo bello abbronzato, bello rilassato, anche voi probabilmente state
appena riprendendo le attività anche lì in amministrazione comunale, ma oggi con te fondamentalmente vorrei parlare di un'altra cosa che con l'amministrazione comunale al momento non ha niente a che vedere. Poi casomai in chiusura vediamo se riesco a tirarti via qualcosa di dosso. No, volevo parlare con te per sapere quali novità ci sono per Sassari, città dell'olio. Ricordiamo che tu sei il presidente della cooperativa dell'olificio qui a Sassari, fresca nomina, quindi come adesione Città dell'Olio, cosa è previsto? Cerimonie, qualcosa del genere? È un progetto che è stato sposato dall'amministrazione, come hai giustamente ricordato, è una mia iniziativa che ha trovato l'assenso della giunta e in particolar modo del nostro primo cittadino. È una, sì, dicevi quali sono le novità. Adesso ci stiamo preparando in occasione con, e cercheremo di far coincidere questo con l'inizio della stagione, della nuova stagione olivicola, che come tutti sanno già da i primi di ottobre avrà inizio, e vorremmo promuovere, ecco, questa cerimonia dove verranno in città i vertici dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, e anche quelli regionali ovviamente, e per poter consegnare la bandiera della Città dell'Olio al sindaco, in modo tale che ci sia, ecco, questa ufficialità dell'adesione di Sassari a questa rete, questa grande rete delle città che hanno questa forte vocazione olivicola. In tanti ci chiedono: ma come mai questa scelta? Perché il comune di Sassari ha deciso di aderire a questa rete di comuni? Beh, la risposta è semplice. Noi abbiamo considerato questa adesione come una opportunità formidabile per poter valorizzare al meglio questa cinta olivettata che circonda la nostra città, una città e che è, come sappiamo, anche un elemento fortemente e storicamente caratterizzante la nostra città, ovvero questa che è la nostra forte vocazione olivicola. L'obiettivo poi concreto è quello di contribuire alla promozione del territorio, alla promozione del prodotto del territorio e quindi anche alla promozione dell'olio del territorio. Ovviamente per far questo, e sarà compito, ed è questa la ragione per la quale io, come hai ricordato tu, sì, sono anche tra le mie varie attività, anche presidente di una cooperativa storica, una cooperativa che si muove sul concetto della mutualità prevalente, quindi non è una società, ecco, che produce redditi utili, ma si prende cura di una comunità di piccoli produttori che sono delle persone fisiche, appassionati del proprio e amanti delle proprie piante di olivo, e questa cooperativa storicamente li ha sempre aiutati a prendersi cura, ecco, di questi oliveti che più che dei terreni sono diventati oramai dei giardini, ecco. Quindi c'è più l'aspetto del non profit che altro, ecco. Però questo è per dire, insomma, che alla base di questa proposta c'è un mio personale background di conoscenza del mondo olivicolo, alla quale mi sono affacciato partendo anche da una base familiare, insomma, perché anche la mia famiglia, come tantissime famiglie sassaresi, ha questa esperienza, ecco, sulle spalle, che però, insomma, ha contribuito non poco a sensibilizzare questa mia attenzione al punto tale di suggerire al sindaco di non perdere, ecco, questa opportunità. Da qui l'adesione, la proposta di adesione alle Città dell'Olio, che non vuole altro, essere altro che un messaggio rivolto a tutti, non solo agli appassionati, ma ovviamente partendo dai produttori, quindi tutti i frantoi della città, vedremo poi se
riusciremo ad estendere questo coinvolgimento anche all'intero territorio, quindi a tutti i comuni limitrofi che tra l'altro ci hanno preceduto nell'adesione a questo percorso delle città dell'Orio. Parlo di comuni come Sorso e Sennori, di comuni come Usini, Alghero, insomma, che dovranno, a mio giudizio, essere chiamati per cooperare per sviluppare questa ricchezza, ecco, che è questa fascia olivettata. Per quanto riguarda la nostra città, noi però abbiamo un primato, ecco, questo lo voglio sottolineare, che è quello della fascia olivettata, che occupa la superficie più estesa, ecco, di tutta la Sardegna e anche una delle più estese d'Italia. Tu hai detto poco fa che adesso a breve inizierà la stagione, diciamo la parte più importante La raccolta, certo. dell'intera annualità, cioè la raccolta, poi la molitura, eccetera, eccetera. Naturalmente questa cerimonia sarà prima, per dare proprio un segno di partenza, in effetti. È così o no? Ma ti rispondo subito perché ho avuto occasione di parlarne recentemente col sindaco, proprio per capire qual è la sua disponibilità, perché sì, è vero che lui mi ha delegato a rappresentare la città, a rappresentare Sassari in tutte le attività dell'associazione Città dell'Olio, ma io ritengo che sia importantissimo che in questa cerimonia di consegna della bandiera lui debba Ebbene. essere lui, insomma, ecco, ad abbracciare e a portare il saluto della città. Quindi ho chiesto, ecco, la sua disponibilità e ho suggerito, ecco, di approfittare, ecco, di questa inizio di questa campagna olearia, che potrebbe essere anche un'occasione, insomma, è un momento importante, insomma, potrebbe essere l'occasione giusta, insomma, ma sarà a Ecco. breve comunque. Abbiamo parlato del sindaco, adesso in chiusura voglio chiederti così un attimino, te l'avevo detto anche durante la mia introduzione. Sassari si appresta ad una redistribuzione di deleghe, perlomeno così si vocifera in giro, siamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del primo cittadino. Ma naturalmente tutto ciò non cambia quello che è la progettualità di questa giunta, quindi il progetto di grandi cambiamenti. E allora, innanzitutto, diciamo questo, ecco, poco fa tu in apertura parlavi di vacanze, ecco, in realtà nessuno degli amministratori si è potuto permettere distrazioni di alcunché, salvo proprio per una parentesi di pochissimi giorni. Il lavoro dell'amministrazione non si è mai fermato, fin dal primo giorno del nostro mandato abbiamo dato corso a quelle che erano i progetti illustrati in campagna elettorale e quindi lavoriamo sodo quotidianamente su questi progetti, sia partendo dal sindaco che proseguendo per le attività di ciascuno degli assessori fino ad ogni singolo consigliere che compone la maggioranza, che poi regge e che ha creduto con determinazione e serietà in questo progetto e che continuerà a crederci fino all'ultimo giorno del mandato. È evidente, Graziano, che in città ci sono tanti problemi. Non voglio più partire dall'eredità pesante che a questa amministrazione si è trovata quando ha iniziato questo percorso. Sono difficoltà che poi sono cresciute anche con questo periodo molto difficile, generato dalle restrizioni del Covid, che hanno visto per certi versi una fase di paralisi di determinate organi produttivi della città e che ovviamente non hanno partecipato allo sviluppo, quindi, delle attività per la ripresa cittadina. Quindi, innanzitutto, il nostro obiettivo è quello di sostenere e cercare di aiutare la città a recuperare il tempo perduto. Ciò che è veramente importante, ne parlavo recentemente anche
con il sindaco è il fatto che la programmazione che si sta ponendo in campo è la programmazione, ci tengo a sottolinearlo, di una città nuova. Noi stiamo disegnando, questo è un messaggio che secondo me, e voglio approfittare delle telecamere di Telegi per poterlo sottolineare, stiamo progettando una città nuova, una Sassari nuova. Non voglio parlare ancora degli ultimissimi risultati dei cosiddetti progetti Pinqua, che in ogni caso, voglio ricordarlo, erano i due progetti da 15 milioni di euro l'uno che riguardavano il centro storico e poi Poi i l'Arte quartieri Dolce, Santa Maria di da troppo Pisa. tempo abbandonati di Santa Maria di Pisa e di Latte Dolce, e queste risorse faranno sentire come il loro peso. Ma soprattutto stiamo parlando di una città nuova che vedrà anche il recupero del centro storico a partire non solo dal centro intermodale, che poi potrà essere interpretato come un qualche cosa di pertinenziale alla città, ma che poco ha a che fare, insomma, con quello che sono le aspettative dei sassaresi, ma soprattutto la realizzazione e il recupero della parte bassa del centro, cioè quello verso Corso Vico, dove, se Dio vuole, realizzeremo entro questo mandato la famosa piazza che poi servirà per il recupero, ecco, di tutta quella parte bassa. La voglio ricordare, la piazza che stiamo programmando nell'area Sì. di Beh, via 25 Aprile. Ecco, quindi, diciamo che quindi in buona sostanza si andrà avanti con i progetti, cioè queste davanti con i progetti, ma modifiche che si soprattutto la prospettano. programmazione non finisce qua, Esatto. nel senso Possiamo che dire quindi che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Cioè si lavora per quell'obiettivo e quell'obiettivo resta e rimane. Va bene. vorrei Allora. dirti tante altre Beh, cose, però vabbè, avremo occasione sicuramente. Tu ormai sei diventato. Stiamo pensando di assumerti qua in televisione io sono disponibile, direttamente. sono disponibile per tutto. No, scherzo ovviamente. Va bene. Mi raccomando, fammi sapere quando questa chiamiamola cerimonia di riconoscimento a Sassari Città dell'Orio avrà luogo e stai sicuro che noi ci saremo. Bene. Grazie, grazie comunque a voi in chiusura. Vi ricordo come sempre, noi ora abbiamo ripreso, continuate a seguirci, soprattutto anche attraverso il nostro sito www.teleg.tv e sulla nostra pagina Facebook. Grazie e buon proseguimento. Paura al Marina di Olbia nel corso della notte a causa di un incendio divampato a bordo di uno yacht di 35 metri di bandiera maltese che si trovava ormeggiato nel porto turistico nel cuore dell'ambito portuale di Olbia. La sala operativa della Guardia Costiera, una volta ricevuta la segnalazione dell'incendio intorno all'1:30, ha immediatamente disposto l'invio della dipendente motovedetta CP2116 e di un'aliquota di personale via terra. Giunti sul posto, i militari hanno verificato che le quattro persone dell'equipaggio avevano abbandonato lo yacht e si trovavano in buone condizioni di salute. Mentre gli uomini dei vigili del fuoco contrastavano le fiamme, il personale della Guardia Costiera ha provveduto a far spostare le navi e le imbarcazioni da diporto ormeggiate nelle vicinanze, mettendole in sicurezza e al riparo dal pericolo. Le fiamme sono state domate dopo circa 3 ore. L'imbarcazione risulta essere completamente distrutta, anche se ancora in galleggiamento. Sono in corso le attività di bonifica dell'unità e al contempo si stanno ponendo in atto le misure necessarie per prevenire un possibile inquinamento dello specchio acqueo, anche con il posizionamento di panne assorbenti attorno allo yacht. Sono in corso le dovute verifiche ed indagini per stabilire le cause dell'incendio ed accertare eventuali responsabilità dell'accaduto.
L'evento ha permesso di evidenziare la sinergia tra la Capitaneria di Porto e il Corpo dei Vigili del Fuoco. L'intervento immediato e coordinato ha permesso di limitare notevolmente i danni, evitando il propagarsi delle fiamme alle altre unità da diporto e scongiurando lo sversamento in mare di materiale inquinante. Una 19ª edizione del premio Maria Carta tutta sarda. Nei nomi dei premiati, Maria Luisa Congiu, Gio Perrino, Circolo Axit di Firenze e azienda Numera SPA Gruppo Biper. E nel messaggio che quest'anno si è voluto lanciare, quanto sia importante l'identità sarda nel mondo, in un momento nel quale la cultura può incidere profondamente e positivamente a sostegno dell'agognata ripartenza post-pandemica. Ieri, domenica 5 settembre, a Siligo, la piazza intitolata Maria Carta ha ospitato ancora una volta il premio, che dal 2003 è occasione per esaltare i profondi legami con la cultura, la musica e l'identità della Sardegna, tutto nel nome della grande artista scomparsa nel 1994. È un'edizione speciale in un momento ancora difficile. La musica e l'arte però abbattono tutte le barriere. Il premio Maria Carta riesce a lasciare un segno in un territorio ricco di culture e tradizioni che dobbiamo valorizzare. Anche nel 2021 garantiamo un'attenzione alle eccellenze artistiche e imprenditoriali e alla presenza dei sardi fuori dall'isola, ha ricordato Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, che organizza la manifestazione con il supporto dell'amministrazione comunale di Siligo, un premio che il prossimo anno celebrerà il suo ventennale con un'edizione speciale e lo faremo sempre qui a Siligo, ha annunciato Marras. Situato sull'estrema costa occidentale del Golfo dell'Asinara, Stintino è una delle località turistiche più belle del mondo. Fu fondato nel 1885 da pescatori e pastori provenienti dalla vicina isola dell'Asinara, trasformata in quel tempo in colonia penale, sino alle soglie del 2000. A ridosso dei venti, i due caratteristici porticcioli, affollatissimi di barche, sullo sfondo delle poetiche casette del vecchio borgo. A Stintino, negli ultimi anni, una suggestiva regata ha fatto riscoprire l'importanza della vela latina. L'uomo ha sempre navigato per mare per due fondamentali motivi, per sopravvivenza e per conoscenza. Inizialmente i Fenici, con i Babilonesi, sono stati i più grandi divoratori di mare per la loro capacità di commercio. Erano abili costruttori di navi veloci, con vele quadre e remi. Ma col passare del tempo e condizioni meteorologiche molto instabili, dotarono le loro navi di vele ed energie differenti e cominciarono ad insediarsi in varie zone del Mediterraneo, toccando quindi luoghi come l'Italia, la Spagna e la Francia. Ma la fondamentale trasformazione delle navi, sia come forma e come energia di movimento, soprattutto nelle vele, l'attuarono i Romani,
videro che tagliando le vele quadre per metà potevano utilizzare meglio le spinte del vento, migliorando allo stesso tempo la possibilità di manovra. Infatti, la vela latina permetteva alla nave un'altra andatura, cioè la bolina, ovvero stringere il vento. Uno degli svantaggi della vela latina è che navigando di bolina stretta, il mezzo non è molto stabile. Non avendo una grande chiglia, la forza del vento tende a far capovolgere l'imbarcazione. In condizioni di mare e di vento molto forti, non risulta completamente affidabile. Il gozzo armato a vela latina si può definire l'anello di congiunzione tra l'antico e il moderno nel campo velico. Sta a noi uomini mantenere l'uso della vela latina, veleggiando con legni sempre più nuovi, ma legati al modello più vecchio.
Investi nel tuo futuro con il corso di alta formazione tecnico superiore per la filiera cerealicola. Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di agosto. Per informazioni e iscrizioni telefona allo 079 24 34 56 oppure scrivi una mail a info@tagss.it o recati presso la segreteria della Fondazione ITS Tag SS in via Bellini 5. Raccolta fondi per la Croce Medica di Sassari dopo l'incendio doloso della vettura destinata ai servizi per anziani e disabili. L'associazione ha bisogno di aiuti concreti. Dona il tuo contributo all'IBAN IT 97 M076 11 72 00 00 10 46 18 91 95. Intestato a Emergenza Sanitaria Croce Medica Sassari con la causale Rialziamoci Insieme. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.